Sono 297 le persone contagiate dal Covid-19, ma i numeri sono fermi da ieri, notizie confortanti anche sui guariti. In regione la curva del virus è in diminuzione, finisce agli arresti domiciliari un giovane spacciatore fermato dai carabinieri nel centro di Termoli, numerose le dosi di cocaina sequestrate dai militari. Molte attività legate al commercio sono a rischio fallimento, bar, ristoranti, parrucchieri chiedono una riapertura anticipata nelle regioni meno colpite dal virus. Grido d'allarme di asili e nidi, i servizi educativi per l'infanzia sono chiusi e non hanno ottenuto alcun aiuto dalle istituzioni, le rette mensili sospese. Buon pomeriggio gentili telespettatori, come dicevamo buone notizie oggi sul fronte del contagio da coronavirus in Molise. I numeri delle persone contagiate sono fermi a 297, salgono i pazienti guariti e dimessi dall'ospedale Cardarelli, ma vediamo la grafica, quindi tamponi positivi, 297 attualmente pazienti positivi 193, le persone decedute restano sempre 21. I pazienti guariti 56, i positivi isolati sono 202, i malati ricoverati all'ospedale Cardarelli di Contrada Tappino 11. Cambiamo argomento, passiamo alla cronaca. A Termoli uno spacciatore di circa 30 anni è stato trovato in possesso di 14 dosi di cocaina. Successivamente i carabinieri hanno rinvenuto nell'abitazione del giovane ulteriori 8 grammi dello stesso stupefacente, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e oltre 1000 euro in contanti. Il materiale complessivamente scoperto è stato sottoposto a sequestro, mentre lo spacciatore è stato ristretto agli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria di Larino. Ancora cronaca, decreto di espulsione a carico di un cittadino egiziano richiesto dal personale della questura di Isernia alla prefettura. Lo straniero, irregolare la sua posizione in Italia, era già destinatario di un altro decreto di espulsione emesso dal prefetto di Roma il 3 febbraio e di un ordine del questore di Isernia un mese più tardi, al quale però non aveva ottemperato. Anche in Molise i titolari dei pubblici esercizi hanno aderito alla protesta nazionale Risorgiamo Italia per chiedere al governo l'attenzione affinché le loro attività non finiscano per soccombere. Vediamo. Oltre un centinaio di titolari dei pubblici esercizi, bar, ristoranti, pub, pasticcerie, alberghi tra Campobasso e Termoli hanno aderito alla manifestazione che hanno voluto chiamare Risorgiamo Italia. Senza clamori e soprattutto usando il solo silenzio, hanno presidiato i loro locali, totalmente svuotati da clienti, ma con le luci interne e le insegne accese, per chiedere la massima attenzione del governo centrale e delle istituzioni e un sostegno per salvare le loro attività a forte rischio di chiusure definitive. Oggi, come molti, sono qui nel mio ristorante, nel mio locale, in ciò che reputo una seconda casa. Sono qui in segno di protesta perché forse in questo grave momento storico la categoria dei ristoranti, dei bar, degli alberghi è stata un po' fin troppo trascurata. Ci troviamo un futuro incerto dove non sappiamo come si evolveranno le cose e quindi quello che dico è basta, io non voglio riaprire, non voglio perché il ristorante è un'esperienza fantastica che si vive nella gioia e al momento non è possibile farlo, ma non possiamo, non dobbiamo, non dovete lasciare che tutti questi locali chiudano. Ora basta pensare a prestiti e quant'altro perché non è questa la soluzione. I ristoranti, i bar, le piccole imprese hanno bisogno di soldi a fondo perduto, esatto, perché perso è stato l'incasso di questi mesi. Dovete sostentare le nostre spese fisse, i nostri dipendenti, alle nostre famiglie magari ci pensiamo noi, ma voi avete l'obbligo morale di darci questi soldi e ripeto, a fondo perduto,
per sostenere le nostre attività, per garantire un futuro a chi come me ha investito tutto in ciò che amava. La protesta degli esercenti a Campobasso ha avuto un seguito immediato. Il primo cittadino Roberto Gravina ha incontrato una rappresentanza di titolari e ha ribadito l'attenzione dell'amministrazione locale. Gravina ha sottolineato come non ci sia alcuna contrapposizione nel rapporto con commercianti e ristoratori. Restiamo sempre in tema sfiduciati. Molti ristoratori e baristi della regione per i rigorosi decreti imposti dal governo nazionale. Un momento di protesta civile oggi anche da Trivento. Ascoltiamo i protagonisti. Mi sono preso l'impegno di aderire al movimento nazionale che si chiama Movimento Imprese Ospitalità. Questo movimento di impresa chiede 8 punti allo Stato italiano e ha chiesto la solidarietà a tutte le imprese d'Italia, ma non solo per quanto riguarda l'ospitalità, ma anche imprese che fanno altro. Il primo punto è quello, secondo me, più importante, che lo Stato ci deve detassare per l'anno 2020 le imposte nazionali e le imposte comunali. Poi il secondo punto, secondo me, più importante è quello dei contributi. Ci deve dare una mano a detassare anche gli oneri contributivi, sia assistenziali che contributivi dell'INPS, per tutto l'anno 2020 fino al 30 giugno 2021. Un altro punto importante, secondo me, è quello delle imposte come reddito, ma soprattutto anche l'armonizzazione, cioè il fatto che noi possiamo andare in banca a chiedere delle filiere di credito, ma non per pagare i debiti che abbiamo fatto finora, ma per riaprire con uno stimolo diverso, anche perché le aziende fornitrici oggi non portano nessuna azienda fornitrice ti dà qualcosa se non paghi allo scarico. Quindi anche questo ci servirà come ricarica economica, perché noi veniamo da un periodo di chiusura di 3 mesi, siamo distrutti economicamente e, come dicevo anche in un altro video, moralmente. Quindi bisogna che lo Stato ci sia vicino e che non dica che ci sta vicino e poi non ci tiene in considerazione. Noi siamo lavoratori e siamo una parte della produzione italiana, quindi noi vogliamo dignità e rispetto. Contributi fino al prossimo anno e detassazione delle imposte sono i punti più importanti che i ristoratori chiedono al governo nazionale. La riduzione dei posti a sedere nei locali ha finito di aggravare la situazione. La solidarietà del primo cittadino del centro sul Trigno, Pasquale Corallo. Il mio pensiero va anche, e la mia solidarietà, a tutti quei locali che sono chiusi, che non soltanto i ristoratori e quant'altro che a quest'oggi hanno consegnato le chiavi, ma a tutti coloro che sono chiusi per le fasi che man mano comporteranno una riapertura con le problematiche che sappiamo. Il mio pensiero va pure naturalmente ai parrucchieri, anche agli estetisti, alle palestre, a quant'altro. Sicuramente mi farò portavoce. Intanto una cosa importante, stiamo già valutando delle iniziative per quanto riguarda Trivento. Naturalmente con il bilancio bloccato che abbiamo, sappiamo che le risorse sono sempre minime, abbiamo già ipotizzato di poter allargare laddove è possibile, chiaramente, anche gli spazi esterni senza far pagare ulteriormente pagamento di occupazione di suolo pubblico, proprio perché naturalmente ogni locale, stando con le attuali metri quadri, dovrebbe ridurre notevolmente nell'unità di tempo il numero degli avventori. Invece in questa maniera noi vorremmo dare una mano ai nostri locali di Trivento. Altre cose stiamo ipotizzando, una volta approvato il bilancio, anche se possiamo fare direttamente noi come comune anche delle riduzioni di pagamento per quanto riguarda per esempio lo smaltimento dei rifiuti, che in questo periodo appunto i locali sono stati chiusi. Naturalmente ci aspettiamo un grosso aiuto dallo Stato, perché noi, ripeto, credo che come Trivento un po' tutti i comuni italiani sappiamo che abbiamo problemi economici, quindi se non ci parte dallo Stato l'input di poter dare una mano ai nostri concittadini, che poi tra l'altro, come si diceva poc'anzi, sono anche il volano dell'economia di tutti quanti noi, basti pensare che lo stesso Molise si basa molto sulle bellezze naturali, sull'agricoltura, sul turismo.
Ristoranti, abbigliamento e centri estetici, manca una data certa per la loro riapertura. Un'interrogazione parlamentare è stata inoltrata dal centrodestra al ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli. Obbligare queste attività alla chiusura per 3 mesi comporta il rischio per molti titolari di non poter più riaprire. La diffusione dell'infezione è molto più concentrata al nord, ciò potrebbe indurre l'esecutivo a concedere una graduale riapertura, ad iniziare dalle realtà meno colpite e meno a rischio, anticipando nel centro-sud la data prevista. 2 mesi di inattività forzata hanno portato al lastrico numerosi titolari di esercizi commerciali. Ulteriori settimane di restrizioni potrebbero portare a chiusure definitive. Rabbia mista a delusione. Anche in provincia di Isernia numerosi esercenti si sentono spalle al muro, non tutelati dai decreti emessi dal governo nazionale. Dalle pizzerie ai bar, dai negozi di calzature all'abbigliamento, il quadro è desolante. Ripartire sarà difficilissimo, perché non è una cosa facile. Siamo stati chiusi 2 mesi senza nessun sostegno, niente di che. Ci hanno messo veramente di spalle al muro, come già stavamo prima, perché l'economia già sta soffrendo da un po'. Quindi per ripartire ci vuole parecchio tempo. Tutelarci tutti, ma proprio tutti, io non parlo solo per me come pizzeria, ma tutti, dalla A alla Z. Cioè mi metto anche nei panni dei parrucchieri, degli estetisti che devono aprire il 1° di giugno, e quindi non mi sembra proprio una cosa corretta. Di aiutarci nel miglior modo possibile, di metterci in condizioni di lavorare, perché già abbiamo perso 2 mesi senza l'aiuto di niente. Cioè io devo avere il bonus di 600 euro, oggi ancora non ho niente, ancora sono in esito. Onestamente non riusciamo neanche a capire come potremmo ripartire, in quelle condizioni riuscire a ripartire. Molto molto difficile per noi e non solo per le nostre partite IVA, ma anche per le cose di abbigliamento, per chi vende le macchine, per tutte le attività. Ma probabilmente non ce la faranno, perché a queste condizioni, non essendoci stato nessun aiuto da parte concreto dello Stato, sarà molto molto duro ripartire. E gli aiuti, se non ci sono certezze in quello che hanno fatto fino adesso, non sappiamo neanche cosa chiedere sinceramente. Fino adesso abbiamo visto tanto chiacchiere e 600 euro, chi li ha presi? Numerose attività non hanno neanche ricevuto i 600 euro promessi dallo Stato e i dipendenti sono ancora senza cassa integrazione. I titolari di attività commerciali chiedono al Presidente della Regione Donato Toma che si faccia portavoce dinanzi al Premier Conte della diversità del Molise e dei rischi contagi di gran lunga inferiori alle realtà del settentrione. Serve un intervento forte dello Stato e risorse finanziarie per rilanciare il commercio, imprese e turismo mediante un fondo di solidarietà nazionale di oltre 8 miliardi di euro e indennizzi a fondo perduto. Gli esponenti isernini del Partito Democratico pongono l'accento sulla necessità di snellire la macchina burocratica in modo da consentire un più rapido accesso alle misure già stanziate. Inoltre sarebbe auspicabile l'istituzione di un prestito garantito al 100% dallo Stato da restituire in tempi più lunghi. Questa mattina circa 50 i ristoratori che in municipio di Isernia hanno consegnato simbolicamente le chiavi delle proprie attività al sindaco Giacomo D'Apollonio. E adesso cambiamo argomento. 29 asili chiedono provvedimenti urgenti alla Regione Molise. In un documento inviato alle istituzioni sono state avanzate proposte. Tutti i servizi educativi 0-6 anni dal 5 marzo sono chiusi e ad oggi sono fuori, a differenza di molte altre realtà imprenditoriali, da qualsiasi ipotesi di riavvio. Una situazione che sta diventando ingestibile per mancanza di prospettive e difficoltà economiche che potrebbero comprometterne definitivamente la riapertura. Così 29 asili molisani hanno lanciato un grido d'allarme. I vari provvedimenti sin qui adottati dal governo non hanno preso in considerazione tali ambiti, attualmente esclusi da qualsiasi aiuto. A questo si aggiunga l'impossibilità di non poter presentare l'attività e la didattica ai genitori per le iscrizioni al prossimo anno scolastico.
Non bisogna dimenticare che si parla di strutture che vivono di rette, che in questi mesi di emergenza sanitaria sono sospese. Un appello di cui si è fatta portavoce l'Alleanza delle Cooperative Italiane del Molise. Inoltrata agli enti competenti una richiesta affinché si valutino provvedimenti a sostegno anche per questa categoria di imprese. L'ultimo decreto governativo non parla di servizi educativi e mentre sembrerebbe che le scuole riapriranno a settembre, addirittura si vocifera che i servizi per la prima infanzia non ripartiranno affatto. Sollecitata così la possibilità di usufruire del credito d'imposta del 60% sul canone di locazione per i mesi di chiusura dell'attività, con concessione della cassa integrazione fino alla riapertura ufficiale dei servizi educativi 0-6 anni. Inoltre si chiede l'erogazione di 150 euro a bambino per il nido e la sezione primavera e 90 euro a bambino per l'infanzia per poter far fronte alle spese fisse che ogni struttura deve sostenere. E ancora, un passaggio importante sarebbe quello dello snellimento della procedura di liquidazione delle somme dovute alle sezioni primavera degli anni educativi precedenti dal 2014 ad oggi e la corresponsione in tempi brevissimi dell'acconto del 90% per l'anno educativo in corso. Nel documento inviato alla Regione Molise si chiede che venga assicurato il finanziamento regionale dell'anno educativo 2019-2020 e che venga fatta chiarezza in merito ai mesi di servizio non resi a causa del Covid-19 e sulla modalità di rendicontazione dello stesso. Una riformulazione dei percorsi di orientamento per permettere a studenti, famiglie e istituti di scoprire l'offerta formativa dell'Università del Molise guidata dal rettore Luca Brunese. Dall'11 al 15 maggio Open Week Unimol sul canale YouTube dell'Ateneo per far conoscere i corsi di laurea e periodi di studio e specializzazioni all'estero. Per i 32 corsi di laurea è prevista una presentazione che coinvolgerà docenti, laureati e testimonial. Saranno spiegati i piani di studio, sbocchi professionali, collaborazioni con università, enti di ricerca esteri, agevolazioni economiche, borse di studio e residenze universitarie. L'Open Week si aprirà lunedì 11 maggio alle ore 12. Lo smart working è fondamentale in questa fase emergenziale. Molti dipendenti, pubblici e privati, però, non hanno avuto accesso ai collegamenti in remoto. Nell'attuazione dello smart working nei pubblici uffici non mancano difficoltà, a ribadirlo il vicepresidente del Comitato Consultivo Provinciale INAIL di Isernia, Giovanni Duva. In molti casi, ha sottolineato, il personale non ha l'accesso da remoto ai sistemi informativi delle attività principali. Ci sono invece realtà come i tribunali di Isernia e Larino, dove il sistema funziona sin dall'inizio dello stato di emergenza. I presidenti dei rispettivi presidi, di Giacomo e Russo, hanno dato priorità alla tutela della salute dei giudici, del personale degli avvocati e dei cittadini ed hanno chiesto al Ministero della Giustizia l'abilitazione del personale degli uffici di cancelleria alla gestione da remoto dei processi civili e penali. In altre amministrazioni pubbliche e private restano i problemi, eppure lo smart working sembrerebbe l'unica tipologia di lavoro che possa consentire la ripresa delle attività in assoluta sicurezza, garantendo la salute di tutti. Molti dipendenti, ha aggiunto Duva, hanno un'età media elevata e per questo sono molto più esposti al rischio di contrarre la malattia in maniera grave, ma anche i pochi dipendenti della pubblica amministrazione di più giovane età si trovano nella condizione di non riuscire ad affrontare l'emergenza per la necessità di prendersi cura dei figli piccoli rimasti a casa. È assolutamente indispensabile, pertanto, che il governo imponga in tempi brevi e prescindendo dai singoli accordi a tutti i datori di lavoro, certamente del settore pubblico ma anche di quello privato, di attivarsi per garantire l'accesso da remoto a tutto il personale, limitando al massimo il lavoro in presenza. Si sottolinea come l'Agenzia delle Entrate, pur gestendo dati importanti e particolarmente sensibili, non ha minimamente esitato a fornire l'accesso ai sistemi informativi a tutto il personale. Bisogna evitare, ha concluso Giovanni Duva, di lasciare all'arbitrio dei singoli dirigenti il rispetto del diritto alla salute dei dipendenti. È stata prorogata la chiusura dei centri per l'impiego di Termoli, Isernia e Campobasso e contestualmente dell'Agenzia regionale Molise Lavoro fino a venerdì 8 maggio, una chiusura utile a sanificare i locali dalla diffusione del virus. La sezione molisana di Forza Nuova ha donato oltre 500 mascherine al comune di Roccavivara da consegnare alla popolazione del posto. Le protezioni personali sono state manualmente realizzate a Trappeto,
piccolo centro siciliano in provincia di Palermo. A Termoli lo scorso 5 marzo la rassegna cinematografica Tempi Moderni si è dovuta interrompere quando mancavano ancora due proiezioni per le disposizioni nazionali in materia di diffusione del contagio. Gli organizzatori della rassegna in questo video salutano il proprio pubblico. Vediamo quindi il contributo filmato. Rientriamo in studio. Il comune di Capracotta ha adottato una delibera per ridurre le tasse ai commercianti. La categoria sicuramente tra le più colpite dalle chiusure imposte dall'allerta sanitaria potrà beneficiare di uno sconto sulla Tari e sulla TOSAP per ripartire con maggiore slancio in quella fase 2 che si annuncia in ogni caso problematica. Siamo adesso alle previsioni del tempo. Piogge schiarite oggi nelle aree interne del Molise. Le temperature sono comprese tra i 9 gradi la minima a Campobasso e i 20 gradi la massima a Termoli. Venti moderati provenienti da sud-ovest, poco mosso il medio adriatico. Nubi sparse e valori climatici stazionari domani in regione. Nella pallavolo il CUS Molise vede la Serie C dietro l'angolo. La FIPAV ha previsto il prossimo anno integrazioni per la Serie B e questo porterà cambiamenti anche nei tornei regionali. Le prime classificate di Serie C e Serie D al momento della sosta acquisiscono il diritto di giocare nella serie superiore. Fra queste anche la squadra dell'Ateneo regionale. Il CUS Molise Volley attende ufficialmente di essere inserito nella Serie C. A 3 giornate dalla fine del torneo di D, il CUS aveva un vantaggio di 11 punti sulla seconda e quindi ad un passo dalla promozione. Andiamo a rivedere adesso in questo contributo le reti realizzate in questa particolare stagione sportiva, sempre
dal CUS Molise, ma stiamo parlando di Serie A2 di calcio A5. I gol sono riferiti dagli inizi di gennaio fino all'interruzione del campionato. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. Dang, don't you come back no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. No more, no more, no more, 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 no more. No more, no more, no more. Bene, dopo tutte queste reti torniamo in studio e chiudiamo con il tennis, che nei campi all'aperto della Villa Comunale a Campobasso è pronto a ripartire. Ultimi ritocchi per i terreni di gioco prima della ripartenza della disciplina sportiva. Sui rettangoli rossi dell'associazione tennis si potrà giocare in sicurezza. Gli ampi spazi della struttura garantiranno il rispetto delle distanze sociali, mentre le misure di prevenzione saranno programmate anche per spogliatoi e clubhouse. Con questa notizia di tennis è veramente tutto. Noi vi lasciamo così. Arrivederci, se lo vorrete, a questa sera.